Graziana. A Graziana è già arrivato un bel applauso e ora glielo allunghiamo perché si goda questo momento. Brava. E poi, non so se l'ordine alfabetico ha fatto un gioco delle parti, è il Metro Band! Non sbagliano un colpo questi ragazzi, ragazzi, ma non sbagliate un colpo questa estate, bravi! Complimenti al Metro Band! Allora, complimenti a tutti e tre, si fa per dire, perché loro sono quattro già da soli. La prima buona notizia è che siete i tre finalisti, insomma, comunque è una bella notizia. Complimenti anche agli altri, naturalmente. Facciamo un applauso anche agli altri che hanno fatto bellissima figura. Ora vi giocate il titolo, diciamo così, con un formato nuovo. Nel senso che in ordine alfabetico, forse i Metro Band sono stati dati per terzi, perché forse farete una cosa live, che quindi ha bisogno di una piccola preparazione. Allora, in ordine alfabetico o simile, ognuno di voi canterà una canzone diversa rispetto a quella di prima, a vostra scelta, per 90 secondi, va bene? Alla fine la giuria voterà solo uno tra voi tre in quanto entità in gara, scegliendo chi sarà il vincitore del premio Ravera. Comincia dunque Eva Capomaggi. E allora voi accostatevi da una parte, Eva prende il microfono. Ecco, Eva, scusami, prima di cantare, giusto, vogliamo sapere cosa canti. Presento il mio ordine di gioco, abbiamo detto prima, dal titolo Febbre. Febbre, 90 secondi di febbre, poi passa. Prego. Grazie alla febbre, le ferite che ho, le nasconderò. Metterò la mia faccia più dura per mostrare che non ho paura. Quindi, tutti i marciapiedi sono simili, un fascino che prende dentro l'anima. Servirà per sognare un futuro migliore quando il sesso è la carta peggiore, ma tu non fai Capomaggi con la sua febbre. Allora la giuria naturalmente dovrà aspettare di aver ascoltato anche le altre due performance. Ora Graziana Tafuni arriva al centro, bel momento di concentrazione. Cosa ci canti? Portati via di Mina. Portati via di Mina? Sì. 90 secondi di Portati via. Sorrido fungo e piatto, impagna sulla porta, e metto gli occhi, leggo, scusa un'altra volta, con la tua schiena sta lontana quanto basta. Così ti vedo andare, da queste strade, da questo stretto amore, da questo stesso mare. E mi fai. Applauso, è per te. Graziana Tafuni, con Portati via. E adesso Metro Band al centro.
al centro. Ho visto che si stanno preparando, quindi come immaginavo fate qualcosa più, un pochino più dal vivo? Sì. Cosa fate? Un nostro inedito che si intitola 130 volti. 130 volti? Sì. Questo è super inedito, non l'avete portato a casa? No, in realtà è stato l'inedito che ci ha dato più soddisfazioni, è stato quello che ci ha fatto vincere il Festival Show. Bene, è un inedito, noi siamo affezionati perché è contro il femminicidio, quindi io ci tengo a dirlo. Bravo, bravissimo. Grazie. Ragazzi. Siete pronti? Vediamo, siete pronti? 130 punti. Grazie. Graziana Tafuri, vogliamo fare un applauso a tutti e tre, siete stati bravissimi. So, eccole qua, venite ragazzi, così vi prendete un applauso complessivo. La giuria adesso deve votare, ovviamente scegliendo il preferito di ciascuno, scegliendo chi sarà il vincitore fra loro. Intanto un applauso per i nostri finalisti, complimenti. Manca Graziana Tafuri? Vabbè, Graziana si becca l'applauso in contumacia. Ragazzi, grazie, complimenti, dopo premieremo il vincitore. Ciao. Allora, e adesso, signori, il pianoforte si anima e va al centro. Che serata fantastica. Se potete accendere un attimo le luci in platea, per cortesia, vorrei dire una cosa al sindaco. Sindaco, tanti auguri! Tanti auguri! Adesso sì che è il tuo compleanno. Tanti auguri sindaco, grande abbraccio! Che ci vuole, dai! Grazie a famiglia! Una famiglia, come una grande famiglia. Allora, e ci voleva, no? Ci voleva che... E adesso è stata una serata densa. Ditemi quando siete pronti, eh? Vedo che il pianoforte è arrivato magicamente al centro. E quindi qui è libero, possiamo appropinquarci. Beh, quello che sta per arrivare è un artista... un mito del nostro spettacolo, della nostra canzone, un eroe del palcoscenico, perché lui lo calca ininterrottamente da una vita, proponendo uno stile che lo rende unico e inimitabile, anche se poi a tutti, a tale quale show, piace provare a interpretare Peppino Di Capri! Grande Peppino! Dateci un microfono! Grande Peppino! Grande! Grazie! Bene, non si sa godersi di questi momenti, questi applausi! Grazie mille! Peppino, meraviglioso, elegantissimo! In splendida forma! Io ho detto, ho fatto la scommessa, ho detto, non metto la cravatta perché sicuro la mette pure il mio amico...
Sì, hai previsto, previsto. L'hai previsto. No, non me la so proprio portata, non devi dare la tentazione. Non devi dare la tentazione. Tu hai partecipato a 15 festival di Sanremo, sei un recordman, ahimè. Di cui 13 organizzati da Gianni Ravera. Grande Gianni Ravera. Come lo ricordi, Gianni? Ah, io ho un ricordo particolare, lo devo raccontare questo aneddoto. Cantavo, c'è uno vestito da Dio, sai, ti prepari per Sanremo. Allora tutto cucito addosso, eccetera. Avevo appena finito di cantare e dico: com'è andata? C'hai un vestito, solo a Napoli fanno questi vestiti su misura. E sapevo che come era andata la canzone, com'è andata? Ha fatto il commento sul vestito, meraviglioso. Io riesco a ricordarlo così, col sorriso sull'altro. Meraviglioso. Senti Peppino, prima di lasciarti al tuo pianoforte, ma ho letto che stai facendo un disco nuovo con sonorità diverse, ma è vero? No, stanno... Ah sì, è una voce di corridoio?